del dio Amma, l'essere supremo Dogon. Dopo la danza funebre, riprende la vita di tutti i giorni. È questa tradizione rinnovata per secoli che ha permesso alle antiche conoscenze africane di mantenersi intatte. Ormai però, con l'Islam e l'avanzata della cultura europea, nascono concetti e bisogni diversi. Le tracce di una cultura antica che i Dogon hanno saputo conservare per secoli stanno rapidamente scomparendo, come la pula che lentamente si disperde nel vento del deserto. Sembra un gioco. Si tratta invece per i bambini del Sahara di un lavoro faticoso, a volte mortale. L'abilità acquisita in tanti giorni di caccia permette loro di trattare i serpenti innocui con destrezza. Li arrotolano, quasi li annodano. Si può credere ad un piacevole passatempo. È invece un'attività che richiede ore di faticosa ricerca. Li venderanno ai giardini zoologici e ai mercati.